In questo tutorial di Arcadia vediamo invece in dettaglio quello che è il modulo paesaggio, landscape. Difatti è possibile acquistare un modulo aggiuntivo che mi permette quindi di eseguire delle operazioni avanzate di modellazione del terreno. E difatti qui nel menu terreno, attivando il modulo, io ho una funzione avanzata che mi permette quindi di andare a modellare utilizzando delle superfici nette, aree di riduzione del terreno. Ho la possibilità di inserire recinzioni e bacini, piscine o colline o cavità in modo da poter poi estrapolare anche quello che sono elenco di dettaglio degli oggetti inseriti. Quindi si va ad integrare nel modulo del terreno standard e quindi si aggiunge una serie di funzionalità. Difatti, se io adesso vado a vedere questo progetto è stato interamente realizzato appunto con il modulo Landscape. Difatti, se io adesso vado ad aprire la finestra 3D, vedete di dettaglio sono state rappresentate tutte quelle sono elementi, a parte elementi oggetto di decorativi che sono sempre presenti all'interno della libreria, posso tranquillamente andare a navigare all'interno della mia area. Queste sono rappresentazioni di alberi abbastanza, diciamo, rappresentativi, però, c'è la possibilità anche di mettere, elementi reali. Quindi di rappresentazione reale come un albero di una determinata specie di rappresentazione. Vedete qui di dettaglio si vede anche in effetto il movimento dell'acqua, delle luci e delle ombre. Posso tranquillamente quindi andare a inserire proprietà e a scegliere rappresentazione, la forma dell'albero, posso scegliere diametro, altezza, colonna, eccetera, eccetera. Questo poi dipende molto dalla struttura su cui io voglio poi operare. Ricordo infatti che all'interno della libreria del modulo, comunque all'interno di vista oggetti 3D, posso tranquillamente andare a visionare quelli che sono degli oggetti avanzati. Vediamo se riesco a trovare qualcosa così in modo da poter far vedere quindi decoro sfera giardino, ecco qua, vediamo un po' alberi, eccoli qua, per esempio questo è un albero di rappresentazione dove io posso tranquillamente andarlo a inserire all'interno del mio progetto. Quindi vediamo un attimo se riesco a inserire questo oggetto, ovviamente devo andare nella vista di lavoro, di inserisci, eccolo qui. Qua posso inserire quest'albero, rovere, posso ovviamente una volta inserito andarlo a modificare nelle proprietà. E vedete l'altezza da terra dell'albero, quindi le dimensioni e quant'altro. Quindi andando nella finestra 3D, eccolo qui, lo vediamo di dettaglio la rappresentazione dell'albero in condizioni reali. Ok, quindi tutto quello che riguarda appunto la ristrutturazione del paesaggio e la modellazione soprattutto del paesaggio. Quindi mi dà la possibilità di poter tranquillamente andare a gestire. Per far vedere meglio quello che è la rappresentazione, la possibilità di realizzazione appunto del bacino, ad esempio, io vado a convertire nella modalità semplificata la vista 3D. E in questo modo vi do la possibilità di visualizzare meglio quello che è la modellazione rappresentativa della collina del bacino realizzata appunto col modulo del paesaggio, cosa che normalmente con punti quotati e linee di discontinuità è molto più complesso realizzare, mentre con questo modulo specifico io posso tranquillamente andare a realizzare elementi anche molto più morbidi. Eccolo qua, vedete questo è il risultato, vedete come si va a uniformare meglio quello che è la rappresentazione del bacino.